potrei dire che l'emendamento si illustra da sé, ma trovo importante aggiungere alcune considerazioni a questo nostro intervento, perché ovviamente, come ha già ricordato il Presidente Grattone, noi non avremo nulla da dire su questa legge che è stata presentata con la dovuta urgenza, vista la situazione in cui, diciamo così, è stata coinvolta Union Camera FVG, il suo stato di liquidazione, quindi la salvaguardia in qualche modo di quelle che sono le funzioni che le sono state delegate negli anni per appunto dare anche contributi alle nostre imprese, contributi che possono essere anche quelli relativi alle nostre strutture ricettive. E allora in commissione, in una legge che è stata illustrata, esaminata e approvata nella stessa ora, credo, quindi neanche nello stesso giorno, è stato inserito un emendamento con cui noi per la prima volta, cosa che non è mai successa neanche nel 2002-2005 con tutte le leggi sul commercio e sul turismo, noi per la prima volta andiamo a finanziare interventi che non prevedono solo l'ampliamento e la ristrutturazione di immobili, ma addirittura la costruzione di nuove strutture ricettive. Dico addirittura perché? Perché ovviamente nel caso di nuove strutture io vorrei capire come si coniuga la previsione di una nuova struttura ricettiva con quello che dovrebbe essere un obiettivo di programma e di governo di questa giunta, ovvero il consumo di suolo zero. Allora, se io trovo dichiarazioni dell'11 novembre 2016 dell'assessore all'urbanistica dove dice che uno sviluppo sociale ed economico sostenibile in Friuli Venezia Giulia non può prescindere da politiche attente a evitare un indiscriminato consumo del suolo, la Giunta in ogni suo atto o iniziativa persegue questo obiettivo. Allora io mi chiedo se l'emendamento presentato in Commissione, dopo che abbiamo discusso qualche ora di commercio e di turismo un anno fa in questa sede, e a nessuno è venuto in mente di inserire una cosa del genere, tant'è che è stato anche recentemente emanato un regolamento, del motivo per cui noi anche interveniamo qui, e dove si parla solo di ampliamento e ristrutturazione. Allora, io capisco, ognuno faccia le scelte che vuole, mi chiedo anche se e quale aiuto possiamo ovviamente dare a una piccola e media impresa, e sottolineo ovviamente media impresa, un'impresa che ha un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro, quindi quando parliamo di piccole e medie imprese della nostra regione poi dobbiamo intenderci che non stiamo parlando di piccole imprese. Quale aiuto, ovviamente, visto che anche su questo si ironizzava in commissione, perché c'è il limite del de minimis e quindi noi comunque al massimo potremmo dare 200.000 euro a queste imprese, perché dovremmo intervenire dandogli questi soldi quando è chiaro a tutti che non faranno alcuna differenza per quel tipo di intervento, perché uno che vuole costruire una nuova struttura ricettiva, un nuovo albergo, credo che ce la faccia anche senza il nostro contributo, ce la farebbe comunque, visto che sarebbe anche previsto dalle norme urbanistiche fare nuovi alberghi, però noi con questo emendamento interveniamo e gli diamo questa possibilità, questo aiuto, e quindi è chiaro che essendo un qualcosa che ovviamente va contro al nostro programma, ai nostri principi, e alla nostra idea di sviluppo sostenibile, noi ne chiediamo la soppressione, non lo so quanto, augurandomi che l'Aula possa accogliere questo, visto che è un emendamento di giunta, ma sicuramente ci sarebbe da fare una riflessione, anche perché, ripeto,
questo emendamento è passato così, io non so se è passato anche al vaglio della Giunta, quindi se l'assessore Santoro ovviamente l'ha potuto vedere e valutare e se era chiaramente d'accordo o meno su questa previsione. Noi non lo siamo di sicuro, per cui chiediamo la sua soppressione, altrimenti, Presidente, annuncio fin d'ora, senza dover intervenire anche in seguito, il voto contrario a tutto il provvedimento.